Come dici che vuoi una merenda leggera ma decisamente invitante che possa coniugare la tua voglia di leggerezza e di golosità? Ma lo sanno tutti che una merenda così è una vera schifezza. Ma cosa dici? Mi dovrebbe cadere un asteroide in testa adesso? Niente asteroidi oggi, solo merende sane. Gli asteroidi sono in sciopero oggi? Ciao amici, avete presente tutte quelle belle merendine colorate, soffici, deliziose che si vedono nella pubblicità, dove sembrano proprio merende sane? Beh, non lo sono sane. Mi spiace deludervi subito così di primo acchito, ma non sono sane. Scusa, ma se sono cibi per bambini saranno sani o no? Se sono fatte con farine raffinate, zuccheri, grassi industriali, magari idrogenati, non sono un alimento equilibrato per nessuno e meno che mai per i nostri ragazzi, né a casa né a scuola. E poi pensateci, le nostre inossidabili nonne italiane dalla salute di ferro, quelle che tutti invidiamo, cosa mangiavano da piccole? Non certo merendine. E non è una coincidenza. Ma allora cosa posso dare a mio figlio a scuola? I dolci con lo zucchero bianco danno una temporanea sensazione di energia, ma non nutrono a lungo termine. Anzi, creano moltissimi danni, come ho spiegato in questo video. Tutti vogliamo crescere figli belli, forti, sani, giusto? Allora bisogna seguire la testa, non la pubblicità. Io penso questo, sul gusto possiamo anche scendere a compromessi, ma sulla salute no, e meno che mai su quella dei nostri figli. Quando prepariamo la merenda per la ricreazione, bisogna pensare ai nutrienti e abituarli a mangiare bene anche a scuola. Anche Serena, che tutti ormai conoscete, fa il fitness nel mio canale, lei ha cresciuto suo figlio così e posso raccontarvi la mia esperienza con lei perché ha seguito tutti i miei consigli. All'inizio le merende sane di suo figlio erano diverse da tutti e venivano prese in giro, ma poi piano piano gli altri bambini hanno iniziato a chiedere: me ne dai un pezzettino? Mi fai assaggiare? Facciamo cambio? E siccome erano buone, a casa poi anche loro hanno iniziato a chiedere le merende sane e c'è stata una contaminazione. Allora noi genitori dobbiamo essere pronti. Cosa ci consigli? Ma le mie merende, dolci e salate, contengono sempre carboidrati, proteine e grassi sani per mantenere energia e concentrazione. Poi alla fine del video vi svelerò il segreto per fare mangiare i nostri figli in modo sano. Questo segreto mi piace. Bene, se piace anche a voi, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Partiamo con le merende dolci. Macedonia di frutta con diversi tipi di frutta e sempre banana tagliata già a fettine e semi e semini misti. È facile e veloce anche da mangiare. Panino integrale con miele e crema di sesamo per chi ama il pane e le creme spalmabili, magari al posto di una piena di zucchero che inizia con la N. Barretta di cereali e proteine per chi non può fare a meno di scartare le merendine. Budino di soia o di riso con aggiunta di frutta secca per chi ama gli yogurt, i dessert e le creme varie. E le merende salate? Sono curiosa. Ecco qua, panino con fette di pomodoro, olive e origano al posto delle pizzette unte e bisunte. Piadina con patè di olive e affettato magro, magari vegano, questo per chi ama il salato delle patatine. Pane a fette con hamburger vegano o affettati vegani di lupino, di seitan, di tofu, questo è ideale per i più mangioni. Toast con crema di avocado e pomodorini per chi vuole qualcosa di veloce e cremoso.
Queste merende dolci e salate sono sane ma gustose, leggere ma sazianti, senza squilibrare la glicemia e i grassi. Così i nostri ragazzi crescono belli, forti e sani. E per conoscere tanti altri menu e idee per spuntini sani e gustosi, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Basta un click, così è facile, e attivate la campanella delle notifiche. Ma da bere cosa diamo ai nostri ragazzi? Acqua naturale o spremute fresche. Evitate i succhi di frutta industriali, che sono pieni di zuccheri, e la frutta non è più un elemento nutriente, ma solo un dolcificante, un aromatizzante, un colorante. Gnam gnam gnam, queste merende mi fanno venire fame, posso usarle anch'io come spuntino? Certo, vanno bene come merenda o spuntino anche per noi adulti, non solo per stare bene, ma anche per dare il buon esempio. Per fare mangiare bene i nostri figli, dobbiamo essere noi a far vedere come si fa per primi. Ma non sarà che le mangia perché le trova in casa? Ecco allora il segreto per fare smettere di mangiare schifezze ai nostri figli. Io l'ho capito da grande, avevo bisogno di disintossicarmi perché anch'io sono stata cresciuta a merendine purtroppo e l'ho pagato negli anni. Il segreto è semplice. Se abbiamo solo cibo sano in casa, sarà molto difficile che i nostri figli mangino schifezze. Mettete una bella etichetta sul mobiletto della dispensa, cose buone, e anche in frigo fate un ripiano apposta, così i vostri figli troveranno sempre i loro snack sani e magari se li preparano anche da soli. Sì, non fa una piega in teoria. Bene, che siate ragazzi o genitori, scrivetemi nei commenti le vostre merende preferite e come potete renderle più sane dopo questo video. Provate le merende di oggi e fatemi sapere come va. Condividete questo video, parlatene con gli altri genitori per essere anche voi portatori sani di benessere e di spuntini sani. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ecco allora... No. Ok, bye!